Cari amici e care amiche, ormai questo è il mio motto di apertura. Siamo ancora insieme sulle pagine di Musica Ribelle, il blog, per un altro incontro davvero molto interessante. È vero che siamo all'esordio discografico di una band, ma i componenti di questo gruppo sono dei musicisti, come dicevo anche appunto in un video che ho pubblicato per lanciare questo incontro, sono musicisti ben strutturati, cinque grandi musicisti che ci regalano un album fantastico. Musica jazz, free jazz, musica addirittura dal sapore psichedelico, ma lo scopriremo con il loro tastierista, se non pianista, sì, tastierista, pianista, non so qual è la definizione migliore in questo ambito. Mauro Tre, Mauro, benvenuto. Grazie, benvenuto a tutti. Ma è giusto dire tastierista, pianista? Che cosa ti piace di più nel tuo contesto? Allora, vabbè, diciamo, tastierista è genericamente chi suona strumenti con tastiera. Il pianista che quindi pratica il pianismo ha poi una ricerca specifica di relazione con uno strumento che è estremamente caratteristico e caratterizzato come il pianoforte, che ha la sua tecnica, la sua tradizione. Io sono da questo punto di vista un autodidatta, quindi non ho, anzi, pianisticamente combatto sempre con i dolori, però Quindi sono un tastierista, va diciamo. bene, ecco, infatti anche a me piace di più il Sì. essere il tastierista. No, tra le altre cose, adesso io non vorrei soffermarmi solo sulla tua storia perché dovremmo parlare veramente sul background di ognuno di voi, ma tu sei polistrumentista, sei veramente, cioè, hai tantissimo da raccontare, ti sei divertito tanto col free jazz, quindi ci sarebbe per ognuno di voi spazio proprio iconico, tra virgolette, quasi singolo. Parliamo invece della vostra band che è nata appena un anno fa e che ha sfornato il 27 ottobre questo esordio discografico che si chiama Jungle Corner. Io partirei da due nomi che ho visto sono molto incisivi nella vostra produzione. Sono quelli di Bill Oswell e di Teo Macero. Macero, anche qui con gli accenti, delle volte vado a sentire la lingua originale, però non Sì, so se è Macero, Macero, insomma, Macero va bene, va bene. Macero. Come mai? Perché questi due nomi sono così importanti nel vostro percorso? Allora, diciamo che se ci focalizziamo sull'esperienza musicale di Miles Davis, che è il faro a cui abbiamo guardato nella realizzazione di questo disco, e nella sua storia, nella costruzione del suo suono e della sua, appunto, della tradizione anche, ci sono questi due nomi importantissimi. Il primo, Teo Macero, che è un produttore che lo ha accompagnato nelle sperimentazioni più elettriche, dalla fine degli anni 70 in poi, che è la fase che noi abbiamo oltretutto focalizzato per una questione di affinità e di piacere e di condivisione reciproca. Ed è un produttore estremamente importante perché lui introduce delle forme molto, significative poi di montaggio digitale, di post-produzione, che sono significative, ripeto, non estranee alla questione di Davis, proprio per la sua importanza come sperimentatore e quindi anche come veicolo di tecnicalità, più da studio, ma che comunque poi sono la scrittura della musica moderna. Bill Aswell ulteriormente fa un lavoro successivo di montaggio, smontaggio e rimontaggio delle musiche di Davis, riattualizzandolo, e in qualche modo noi, sia pure non ricorrendo a campionamenti e quindi a riproposizioni, riproduzioni, in qualche modo però abbiamo cercato di campionare lo spirito, ecco, se Sì, vogliamo, e esatto. cercare di riportarlo, dal vivo, nel gesto del suonare, live, come si suol dire. E quindi in qualche modo abbiamo cercato di onorare tutti questi aspetti del devitismo, ecco, se vogliamo. Sì, l'aspetto, come dicevi tu, il sentimento, il sound, piuttosto che scegliere di fare come avevo anche letto, fare cover, anziché fare cover o qualcosa di simile, avete proprio scelto di prendere l'essenza.
La sonorità, il sound. Infatti, questi due musicisti sono entrambi produttori che hanno lavorato tra l'altro con personaggi veramente importanti, anche Loswell con i Ramones, i Hip Hop, e invece Macero è stato il produttore di un album proprio di Miles Davis. Tra l'altro, che forse è proprio Miles Davis che vi ha dato diciamo, quel filo di psichedelia che avete inserito nelle tracce del vostro album. Perché è stato un musicista molto libero sotto questo punto di vista. Diciamo che lui è stato un grande sperimentatore e aperto alle sperimentazioni. Diciamo, le sue biografie raccontano che non amasse in modo particolare il free jazz e il movimento poi che c'era dietro, che era comunque un movimento oltre che musicale, anche in qualche modo politicizzato. Lui probabilmente voleva tenere completamente separati gli aspetti, diciamo, squisitamente estetici, no? Musicali da quelli diciamo più sociologici o politici. Però nello stesso tempo comunque quando ha sperimentato sia nella versione acustica immediatamente precedente a quella elettrica, quando diciamo, ha lavorato molto sulla decostruzione del repertorio standard che era, diciamo, vigente Esatto. fino ad allora, diciamo, nella linea del jazz, e lì ha introdotto delle forme diciamo, di interpretazione del suono che si possono comunque associare assolutamente al free jazz. In qualche modo, anche questo, quindi, abbiamo recepito. Ma non solo quello, perché ho notato andando a navigare di qua e di là che, a parte il titolo, voi, per esempio, uno degli album di Davis è proprio On the Corner e il vostro è già il titolo esatto, scusami, è Jungle Corner, perché ho tanti appunti appunto che prendo io in maniera molto a braccio, che riporta appunto ma anche la copertina, devo dire, non ha, cioè. Si assomiglia particolarmente, un po' c'è del suono africano e va bene, però anche la copertina ha utilizzato gli stessi colori, un po' c'è un richiamo, è voluto oppure casuale? Allora, a parte il fatto che Questa è una cosa grafica, poi torniamo ai pezzi e torniamo alla musica. allora, diciamo la suggestione grafica che è stata colta da Barbara Ughi, Oh, alias Bugs. Barbara, ecco, infatti, Barbara, sì. Secondo me, sapendo della vostra grande passione per Miles Davis, è andata anche lei a prendere ispirazione Ma sì, ma ha forse. colto esattamente poi alcune questioni della visione anche davisiana. Allora sì, c'è la suggestione quindi che viene dalle radici africane della musica jazz, però appunto la consapevolezza del contesto metropolitano, della sua articolazione, e quindi questo viene declinato benissimo con la copertina.